La mostra su Mark II Bay qui al Peggy Guggenheim di Venezia è davvero esauriente per quanto riguarda la produzione dell'artista. E per farsi un'idea su questo artista Mark II Bay, che è famoso per la sua scrittura bianca, per una calligrafia vera e propria con la quale disegna i suoi quadri, che hanno una notevole, ecco, sono di notevole interesse per quanto riguarda la tecnica che usa, le tecniche che usa per realizzarli. Tante volte troviamo tempera e matita su carta o su cartone, o ancora altri accostamenti che non erano usuali per gli anni 40, per il periodo in cui lui riesce ad emergere, segnando un punto imprescindibile per l'espressionismo astratto, per l'espressionismo che emergerà con la scuola di New York e con artisti quali Jackson Pollock, che sembrerebbe quasi, scorrendo la mostra di Tobey, che lui dai quadri del 1940 a quelli degli anni 60 fino ad arrivare al quadro del 1970, Olio su tela, dell'ultima sala, che questo Mark Tobey non abbia più paura di non essere compreso. E quindi si va da Broadway del 1942, ancora Il vuoto, il cui titolo per esteso è Il vuoto divora l'era del gadget, sempre del 1942, si arriva a una grandissima astrazione con per esempio Mondo, oppure ancora Mondo Bianco del 1969, o Viaggio Ignoto del 66, dove Mark Tobey usa olio su tela, e in cui si vede, o ancora ecco Spazio Argentato del 1969, si vede questa grandissima astrazione che Mark Tobey raggiunge. E perciò sembrerebbe quasi di riuscire a comprenderlo passando attraverso le sale della mostra qui al Peggy Guggenheim. La mostra è accanto a quella di Rita Kern Larsen, che in confronto alla personale su Mark Tobey è davvero un assaggio e permette tuttavia di venire a parte della pittura dell'artista danese e di vedere anche la locandina, il volantino della mostra a cui partecipò grazie a Peggy Guggenheim a Parigi, Parisienne, nel 1938. Luce filante di Mark Tobey prende il nome da un quadro, tempera su cartone, realizzato nel 1942. La mostra è curata da Debra Bricker-Balker ed è realizzata da Addison Gallery of American Art, Phillips Academy, Andover, Massachusetts, con il sostegno della Knafel Exhibition, Peter and Elizabeth Curie, Stephen and Catherine Sherrill e dalla Albers Foundation, sponsorizzata da Lavazza e sostenuta da Regione Veneto, EFG e altri sponsor minori.